pezzetti duro. Ma che pezzetti duro? Mangia i cani, duro, Il lago di Caldonazzo faceva 1000 morti al minuto. Siamo arrivati, penso, all'apice. Alla frutta? No, la frutta non ce n'è. Non te l'ha preso la frutta, potevano fare la sangria. Senza la frutta, vabbè. Penso che siamo arrivati finalmente all'apice del usiamo YouTube per nascondere il nostro alcolismo, perché non lo stiamo praticamente più nascondendo. Water. Siamo qui con le Alcoliadi. Finalmente ho fatto uno sport del nostro vizio, malattia, tutto quanto. Picca. Sto parlando con le Olimpiadi per farlo proprio come sport effettivo. Mi hanno chiuso il telefono in faccia 4 volte ridendo, però stiamo discutendo della cosa. Come funzionerà il tutto? Ci saranno 3 round, 1 vs 1, io contro Andrea, Andrea contro Giovanni, Giovanni contro di me, su diverse discipline. Chi avrà più punti? Spero non nel pareggio. Andrà al round finale, in cui chi vincerà avrà l'onore di avere la medaglia di Tiger da 1,20 euro. D'oro? È cioccolato almeno? No, è... Aia, cazzo! Bene, ok, mi stai molto convincendo, la voglio. Molto... molto inutile, l'aggettivo è quello. O c'era questo o c'era la corona? C'era la corona con lo scettro, ero molto lì di prendere quella. Quindi direi di iniziare, andiamo col primo round? Primo round, io sono il giudice. Nel primo round giocheremo a Tris. Ho i pennarelli sul tavolo, non li usi, te lo dico. Lo scotch è già tanto che te l'avevamo concesso. Ho usato lo scotch, infatti, perché all'inizio volevo farlo con gli indelebili, ma a quanto pare no, sono neanche indelebili, non vanno fare via. Con gli indelebili. Io volevo fare quella croce strana che ho visto in Germania, che però non mi hanno lasciato. Non c'era nel Tris. Puoi giocare croce rossa. Penso. Sì, esatto. Sì, la croce rossa. Avremo ognuno di noi 6 bicchieri. 5. È una sfida che... Ma come si sente così il mio audio? Penso benissimo. Sei sott'acqua? Avremo dei bicchieri con cui bisogna fare una specie di flip battle. In pratica, mettendo il bicchiere così e colpendolo da sotto, dobbiamo farlo atterrare in piedi. Cosa che non sono mai riuscito a fare ancora. Leo. Sei, un colpo solo. Quando riuscirai a mettere un bicchiere in piedi, puoi posizionarlo sulla griglia. Una volta posizionato sulla griglia, l'avversario dovrà bere un sorso di birra. E se riuscirai a fare il tris così, prima che l'avversario ti blocchi, vinci. Bevete di canna. 3, 2, 1, via. Ok. No. Il resto dell'avversario. Ce la posso fare? La voglio bere, Leo. Oh, grazie. Oh, ok, perfetto. Andrea, è un sorso, non un bicchiere. Avevo sete. Ok, partenza vera. La voglia di vivere. Il punto è farlo rimbalzare 1000 volte e sperare che vada giusto. No. Vai campi, io ti preparo gli altri. Ma il giudice non era imparziale, scusa! Il giudice ha fretta! Ma sono fatti apposta per non stare in piedi sti cosi. Io credo servono dei pesi sul fondo. Ci mettiamo dentro... Oh! Culo. Ci mettiamo dentro l'acqua? Ah, devi bere, scusa, devi bere, l'ho fatto. Devi berti un altro bicchiere. Allora, non chiede altro, credo. Andrea è così triste da aver perso. È proprio distrutto. Upsy daisies. Ah, giusto, prima di dimenticarmi, il giudice decreta vittoria del blu. Se vuoi posiziono questo qua e andiamo avanti, non è un problema. Round Vai, due. Prego, io voglio ancora bere, poi. Round 2 è la vecchia cara flip battle. Ogni volta che qualcuno di voi riuscirà a flippare la bottiglia d'acqua, quella di Aperol verrà spostata di una casella verso l'avversario. Tipo un tiro alla fune. Esatto, se riuscite a farla uscire dai binari, perde l'avversario. E chi perde cosa perde? Deve bersi un intero bicchiere di birra. Ogni volta che qualcuno flippa la bottiglia giusta è un sorso di birra. Secondo me sbagli con le regole, Leo. Perché? Cioè, se non Giovanni mi stai motivando a vincere. Camper vuole essere motivato a faccio una flip a... Allora non puoi bere mai più. Chi perde non può toccare alcol. Si faceva così nel 2013? Andrea, non puoi perdere volutamente. Non era difficile. Ma devi bere, ho fatto punto. Eravate molto più bravi nel 2014, eh. Là. Oh, sorso di birra d'Andrea. Guarda questa. Time out. Cosa? Dovevo tornare. Oh, Giovanni bevi. Giovanni bevi, scusa. Cambere, smettila di vincere che sennò non finisce più sto round. Porca merda. Giovanni bevi. Porca merda. Che... Oh! Leo, me l'hai riempita troppo, sta bottiglia. Ma l'hai fatti i primi due, li hai fatti, quindi non è che è così infattibile. Ho rovinato il culo, vedi qua, cioè questo lato qui ormai è inutilizzabile. Usa gli altri. Porco. Ma come traiarda, come va di fretta. Giovanni c'ha la morte dentro, andiamo tranquillissimo. Però io vorrei bere. Oh!
Andrea beve. Alleluia. Lì. Andrea beve. No. Quali sono quei TikTok che prendono il futuro? Flip battle. Sì. Andrea perde. Bevo la birra. No, non ho vinto, scusa. Eh sì che hai vinto. Buono. No, non puoi tornare. No. Leo, ma che straminchia sono i Cacao Kids? Cacao i Kicks. Perché hai preso i tarocchi, non gli originali? Perché non c'erano, erano finiti, cioè, non so, c'erano solo questi. Sei messo così male a Milano? Se hai problemi economici ci puoi scrivere, sai che ci siamo... No, non è vero. Mi stai dicendo che mi presteresti dei soldi di nuovo? No, assolutamente no. Terzo round, io contro Giovanni. In realtà abbiamo un punto a testa, quindi questo round è inutile perché serve per andare in finale, ma è proprio inutile. Si va in finale con un punto in più. La sfida degli Oreo va fatta senza mani. Verrà appoggiato un Oreo sulla fronte e senza toccarlo, pian piano, passandolo sulla faccia, io dovrò togliere gli occhiali perché sennò è un grande handicap. Domandavo dove passasse. E devi farlo passare qui, farlo arrivare in bocca senza toccarlo con le mani. Il primo che riuscirà a far passare l'Oreo dalla fronte alla bocca senza farlo cadere, vince. Se ti cade un Oreo, devi bere un sorso. Leo, ti dirò un segreto. Non è un giocoliere. Vuoi provare un Oreo? Sì. Io lo proverò alla vittoria del mio round. Quindi così? Ok, da questo momento io vado in 144p. Pronto? Ho già il torcicollo, aspetta. Giudice, ci dia il via. Giudice, quando vuole. Andrò a mandare il collo già io. Via. Bisogna chiudere un po' gli occhi e aprirli per farlo scendere. Ah, si è buccato l'occhio. C'ho le briciole negli occhi. È questo che ti hanno insegnato a scuola? Ma sono bravi, perché sono così bravo? Oh, bro! Ma sono cazzo bravissimo! Giovanni, cos'era quella? Certo. Cos'è la tecnica a ego? Cioè, Leo è in grado di attaccarsi i cucchiai sulla fronte. È ovvio che è più avvantaggiato di me. Cosa vuol dire? Scusami. Devi bere. Che schifo, rutti di birra. Ma hai vomitato, cos'è che era? No, ho ruttato con la gola intasata di questo Oreo al carotone. Penso vado negli imballaggi leggeri questi comunque, non vanno nell'organico. Quindi in finale, con Trabis. Casualmente. Wow, chi sarebbe mai aspettato che la finale era tra me e Giova? Ah, proviamo. Fa tanto di ottantenne al bar. Round finale. Come funziona questo gioco? Servono due bottiglie uguali e due spazi. In realtà tre, però il tre è un po' difficile. Gli ho detto no, non si fa, perché è impossibile già il primo, quindi arrivare al secondo mi sembra... Perché quell'aperol non è pieno? Perché c'era una pausa in mezzo, prima avevo un po' sete. Con il concetto del primo gioco, in cui bisognava farlo atterrare i piedi, questa volta bisognerà fare canestro. Cioè, dando la botta da sotto al bicchiere, bisognerà facendolo ruotare. Chi riesce qui, fa bene l'altro, e sposta la bottiglia in avanti. Chi riesce alla seconda, vince. Il giudice se n'è andato e noi possiamo cominciare. Che migliore vinca la sfida, mi raccomando, sempre sportività. 3, 2. Volevo essere un po' antisportivo. 1, via. Ah, il giudice non te lo raccoglie il bicchiere. Tra un po' ti tocca. Ma è troppo vicina. È vicinissima. Ah! Ma Dio. Ce l'avevo quasi fatta. Come faccio? Oh, no, che stra buono, ho capito come si fa. Mi presti qualche bicchiere? Oh, sei bicchiere rosso. Grazie, Gambur. Le lancerò tutti e sei contemporaneamente. Ah. Ma allora? Io ho fatto 4 anni di basket. Affanculo, io uso questa. Ma perché? Perché è impossibile, è troppo alta, ma te ne rendi conto? Questa è almeno è umana come sfida. Allora facciamo così, mettiamo l'aperol dietro, che tanto che alto va bene, e la birra davanti. Quello che becchi, becchi. Stavo accecando Gambur. Gambur sta vedendo il suo ruolo di raccatta bicchieri e ha detto: ragazzi, quasi potevo impegnarmi. È una fatica incredibile. Oh! Ok, uno ce l'ho. Ah, io devo bere quindi? Eh sì. Non ci entra nella seconda. Nella prima è stato così facile. Sto facendo la fatica. Ma stai scherzando? È faticosissima sta disciplina qua. Sì, poi la gente collassa e dorme di solito dopo questi giochi del cazzo. La medaglia. Ho la medaglia. Posso dirti la mia idea? Mi sono rotto i coglioni. Voglio perdere. Come si fa a perdere? Devo bere? In realtà perde chi vomita anche. Guarda, sono ben lontano dal vomitare.
Bravo! Oh, oh, oh! Get me out! Non dicono così gli americani. Porco Dio. Aperta forbice sasso? Pari dispari. Pari. Dispari. Bim, bim bum bum. Vinto. Non lo so a sto punto, cioè, è impossibile da fare, non riesce. Basta, da questo ufficio è bandito il gioco di flip bottolare il bicchiere nelle bottiglie. Giudice, venga qua che io mi sa che ho vinto un cartaforbice sasso alcolico, eh. Viene a mano ad alzarmi. Fare il giudice è una merda. Andrea è uno di quelli qui da fastidio questa cosa. Ah. Si può respirare di nuovo. Quindi Giovanni Leveghi, come primo vincitore delle prime alcoliadi, e conferisco questa medaglia per aver vinto a carta, forbice, sasso le prime olimpiadi in cui una disciplina non viene portata a termine perché gli atleti si stufano. Come una vera disciplina, quindi il salto in alto, io condividerò il mio oro con te, rimanendo legati per la vita. Dobbiamo farla così, facendo la foto. Giudice? Giudice? Così, ok. Era meglio non vincerlo quest'oro. Questa è la copertina? Sì.